Vittorio Sgarbi, ben ritrovato. Ecco. Come, dov'è? Che meraviglia. Sgarbi, sono in una mostra. Dove? No, sto andando a Torino a presentare il mio libro Viaggio sentimentale, l'Italia dei desideri, al circolo dei lettori. Quale libro? Che ne il libro Viaggio sentimentale, l'Italia dei desideri. E quindi un libro che racconta un viaggio d'Italia per vedere ciò che nell'Italia dei desideri, sì, certo. Non è stato distrutto e devastato da un fotovoltaico, paleoliche, il paesaggio nelle mani di questi delinquenti che non sanno proprio una totale inconsapevolezza. È terribile vedere come i luoghi più belli, Montalto di Castro, l'hanno ricoperto di pannelli solari che fra 10 anni saranno obsoleti, e per toglierli tanto distruggono le coltivazioni. Non lo so, una inciviltà. Altro che la mafia, peggio della mafia. Senti, ma Vittorio, questi monologhi che spesso tu fai nelle trasmissioni anche contro la distruzione del paesaggio saranno l'argomento, uno degli argomenti di questo show alla Rai? Innanzitutto, questo show alla Rai si fa o non si fa? Il Saviar si fa, certo. Si fa, è già firmato tutto, deciso? No, non ho firmato, ma è una cosa nelle cose, nel senso che parlando con Masi Masi però già ha detto che ancora deve essere tutto definito. No, anche oggi abbiamo avuto una riunione, ovviamente io stesso non so esattamente cosa farò, e quindi sono questo, 2 ore, cioè, questo, il problema è questo. Questo lo immagino, insomma, è una sola serata o più serate? No, 6 serate, 7 serate, 8 serate, non so quante saranno, però il problema è che... Qualcuno ha detto il Saviano di destra, una stupidaggine. No, neanche la destra, no, è inutile andare a chiedere che non si mandi in onda Santoro, Benigni o Travaglio, occorre occupare gli spazi. Loro questo è giusto. Tu occupi uno spazio, non è che tu sia di destra o di sinistra, occupi uno spazio in cui c'è una libertà di parola che è legata anche a una tua particolare visione, che poi tu possa avere qualche simpatia per una parte politica o un'altra, non mi sembra un elemento che è determinante per spiegare che tu hai lo spazio. Lo spazio che io posso avere è legato alla mia fisicità, alla mia capacità di occupare uno spazio televisivo, cosa che sono il più ospitato di tutti, perché quando io parlo la gente mi ascolta, ma se quando io parlo c'è Klaus Davi, quello dall'altra parte, Cruciani, Parenzo, Cruciani. Dobbiamo ringraziare Saviano perché ha dimostrato, io l'ho fatto con Calvi Corigliani, arrivando a 13 minuti senza che la curva d'ascolto sia abbassata. Giusto, è così. Si può parlare 20 minuti di un argomento, se l'argomento è appassionante e ben e la persona tira, e la persona le persone tira. Seguono, non, fine, questo è importante di Saviano, non che dica una cosa che mi piace o che non mi piace. Intanto puoi farlo anche con una capacità di teatralizzare alcune situazioni, ma quando hai un monologo, il monologo come a teatro ti appassiona e lo segui. Non però ti certo per 2 ore non è che ci possono essere solo monologhi di Sgarbi, però in questa trasmissione. No, infatti io immagino di avere 3 spazi in questa, parlare per un quarto d'ora di Michelangelo, per 10 minuti di una poesia straordinaria, quindi, però il problema è poi cosa metterci dentro e far vedere per esempio la sanità che funziona. Ci sarà un medico a cui dovremo la riconoscenza di aver fatto una buona operazione, quindi non c'è solo cattiva sanità, non c'è solo immondizia, ci sarà un paesaggio, ma chi vede mai in televisione Mozia, Ninfa, Aversa, nei suoi aspetti o nei loro aspetti. Però sai che il buono, se vorrai fare ascolti, Vittorio, il buono in televisione, mostrare le cose che funzionano, non è che. Sì, però puoi mostrare le cose che funzionano in rapporto con quelle che non funzionano. Far capire che tutto questo deriva da 20 anni fa, mi chiamò Guglielmi, ero appena diventato famoso per alcune sfuriate, mi disse lei attacca tutti, le vorrei chiedere di fare una cosa, faccio una trasmissione in cui ci fa vedere le cose che funzionano e chiamiamola Forza Italia, così mi disse. Così. Forza Italia, che vuol dire che la parola Forza Italia, che ancora non era diventata un sintagma per definire un partito, era il senso di una volontà di mostrare qualcosa di entusiasmante. La bellezza entusiasma, la poesia entusiasma, non possiamo entusiasmarci soltanto quando le cose non funzionano. Ora è chiaro che questa è una gara dura, anche perché occorrerà farlo, come tu dici, con un chiaroscuro tale da non far sembrare una propaganda, però diciamo il lieto fine è sempre piaciuto, quindi di per sé nei film però. Comunque una sfida, insomma, poi ci saranno anche altre cose, non è che ci sarà solamente un titolo possibile.
dire il bene e il male, che indica appunto la contrapposizione, ma non solo il male. Ah, della trasmissione, dici il bene e il male. Potrebbe il bene essere il bene e il male, quindi far vedere. No. Comunque, lo stimolo è stato questo. Masi mi ha chiamato, ha detto, io, te che aveva proposto di mandarmi, naturalmente hanno detto di no, a fare il contraltare di Travaglio, che non vuol dire andare a scazzarmi con lui, ma se Travaglio parla 5 minuti da Santoro, sì, perché non deve essere un editorialista che parla 5 minuti dicendo cose diverse? Naturalmente hanno detto di no. Sì. Allora il problema è, tu parli? Hai finito? Hai fatto il tuo programma? Facciamone un altro. Sì. Se ne possono fare 10 di programmi in cui tu non debba chiedere ospitalità agli altri, ma debba o possa dire quello che vuoi dire tu. Ma, rispetto. Ecco, questo. Ma chi lo condurrebbe questo programma? Tu? Per il momento io sono tutto, sono il conduttore, l'autore, però infatti l'autore, in questi giorni sto lavorando a capire chi lo produce, chi lavorerà con me, cosa ci sarà dentro. Vabbè, dacci qualche anticipazione, una cosa a cui pensi, una persona, un nome a cui pensi. Guarda, che ne so? Una delle persone che io vorrei da me è Conso. Chi? Conso, il ministro Conso. Vabbè, questo è un ospite, perché sì, adesso per questa storia del 41 bis, dici? Ecco appunto, di controinformazione sulla vicenda dei rapporti Stato-mafia, questo è interessante, certo. No, che non è controinformazione, è la verità. Cioè, la controinformazione verità rispetto alla vulgata, sto dicendo. Ecco, la vulgata è dell'Utri che tratta con Ciancimino, non mi interessa, voglio che il ministro di quegli anni mi racconti la verità, interrogato come in un tribunale. Un tribunale con le fotografie del governo di cui faceva parte, in cui c'era Ciampi, presidente del Consiglio, Paolucci, Barile, Spaventa, tutti questi. Beh, è un ritorno in grande stile, te lo dico, Vittorio, di uno Sgarbi Quotidiani, diciamo ampliato, con una scenografia e con una un racconto completamente diverso, adeguato anche questa è la cosa più difficile, che essendo io un solista dovrò devi collaborare con le persone, non mi sembra che spesso, insomma, no. Adesso vediamo. Vabbè, insomma, un altro nome, dici un altro nome che potrebbe esserci. Ma no? Una persona che mi piacerebbe coinvolgere nello spettacolo è Patti Pravo. Patti Pravo. Un altro è Buttafuoco. Sì. Un altro è Giulio Giorello. Un altro è Paolo Conte. Un altro è Bob Dylan. Un altro è Riccardo Muti, che ci spiega come si dirige la nona di Beethoven rispetto, poi molti confronti, per far vedere per esempio la nona di Beethoven nelle interpretazioni di 10 interpreti con gli spezzoni storici di archivio e poi far sentire su ogni argomento voci che vengono dal passato, Pound intervistato da Pasolini, Carlo Emilio Ganda, non troppo queste cose, non insistere troppo su queste cose perché altrimenti insomma, bisogna alternare, tu dici, l'attualità con cose diciamo di cultura, di grande livello, di comunque di... Ma anche delle cose paradossali, sono delle pagine sulla scuola, se tu vuoi parlare della scuola, senti l'intervista degli anni 60 di Carlo Emilio Gadda, non puoi non metterti a ridere e sentire le cose formidabili, e su questo ovviamente occorre anche la sapienza di andare a pescare le cose giuste di tanta... Cioè, abbiamo... Vabbè, ma quando è che si definisce tutta la storia? Quando dovrebbe andare in onda questa... Loro accelerano, tanto che il 2 è un'altra riunione, dobbiamo stabilire chi lo produce. Cioè febbraio, marzo, prima. Credo che già in gennaio potremmo essere in onda. Forse a gennaio. Allora, pubblicità... Adesso abbiamo dicembre per fare un numero zero che possa essere costruito, perché poi elaborato dobbiamo immaginare un teatro, cioè sarà una cosa sontuosa, una trasmissione solenne. Ma tu ti devi dimettere da sindaco per fare questa roba o no? No, basta, è superata questa roba qua del sindaco. No, sarà superata, troveremo una soluzione, certo non vedo in che modo possono sostenere che io vengo chiamato in quanto sindaco, sono chiamato in quanto sindaco.